Siamo qui ospiti alla frazione Cudine e pertanto è doveroso raccontarvi di come è iniziata la storia della miantifera, o meglio, della credenza popolare che c'è dietro la miantifera. Bene, la miantifera nasce proprio dal rumore dei soldi nel sottosuolo e un omino che vagava su e giù per il Monte Vittore, quello che adesso noi chiamiamo amiantifera, ma che è il Monte Vittore, che diceva di sentire questo rumore e che convinceva tutte le persone che lo accompagnavano. Questo omino, dopo studi geologici effettuati tra il 1904 e il 1907, si assicurò la piena proprietà del Monte Vittore. Bene, questo omino, che la gente qui lo chiamava il Cornuto, in realtà era il commendator Callisto Cornut di Voghera, un noto imprenditore attivo nella Valdossola nella trasformazione dell'amianto. Bene, Callisto, dopo l'ultima indagine del 1907, scoprì di aver trovato il più importante giacimento di amianto d'Italia. Oh, Ciacu, hai sentito cosa ha combinato la ciabolina di Case Gariette? Vuoi dire la masca che arriva da Ciave? Ah, ma è che è una masca! Ma sì, è cassata e vestita, lo sai l'ultima che ha combinato, non no, lo sai? No, ha preso il boccia di Case Gariette per gli stracci e voleva gettarlo su a San Vittore. Oh, ma questo è niente confronto a quello che so io. La Nina di Gai, sai che sa sempre tutto, lei, ecco, di tutti. Mi ha detto che ha visto la ciabolina col braccio fasciato stamattina perché dice che le hanno sparato. Pensa. Ah, quello che le ha sparato non aveva una granché mia. Ma il problema non è quello. Ascolta com'è andato. Il Mario, ieri sera, è andato a caccia, su dalle sue parti, ha visto delle volpi che ballavano in cerchio, capito? Volpi che ballavano, roba da masche. Si è spaventato, ha preso la mira, pum, e una l'ha presa. Sono scappate tutte, lui è tornato indietro di corsa e stamattina la Nina dice che la ciabolina ha il braccio fasciato perché le hanno sparato. Allora, non è che uno va in giro a sparare a una povera vecchietta, ma a una volpe, sì? Sì, ma è una masca, poi è una donna che è molto furba, però ha trovato il suo. Però Giacu, se la ciabolina era una delle volpi, e allora le altre chi erano? A Piambana, un pianoro nei pressi della sorgente Riobanna, un cacciatore andava di sera cacciando. Vide delle volpi che ballavano scatenate, prese la mira e col fucile sparò ad una volpe. Invece di un guaito, riecheggiò nel buio della notte un grido disumano. Era una masca. Bene, non c'era serata che nelle stalle, dalla bocca degli anziani, non venisse raccontato un evento strano, ingiustificabile, avvenuto per volere delle masche, che erano queste donne dai poteri sovrannaturali conferiti dal diavolo durante il sabato. Una bella manifestazione, un bel evento qui a Corio per parlare della leggenda delle masche. Sì, esatto, siamo al nostro 8° anno, nuova location, nuove storie, quindi ogni anno ci sono delle scoperte nuove e cerchiamo di spingere il turismo culturale anche per i nostri sentieri. Nonostante il tempo non sia stato magnanimo quest'anno, però qualcosa si è riuscita a fare lo stesso. Sì, purtroppo possiamo dire che è il primo anno che non riusciamo a portare in passeggiata in notturna la gente, si è ridotto il numero giustamente, ma per la sicurezza abbiamo deciso di ridurci all'interno del locale Osteria di Campagna, il Cudine, che ci ha fortunatamente ospitato, perché sennò quest'anno sarebbe andata diversamente. Ecco. Com'è nata questa iniziativa? È nata da una tesi, dalla mia tesi di laurea, dove in 400 pagine ho raccolto credenze popolari di Corio e paesi limitrofi e la bellezza di trovare diversità per ogni frazione ci ha convinto di ogni anno cambiare posto e raccontare un pezzo nuovo, quindi far conoscere ai giovani che non sanno di questo spessore culturale di Corio le credenze popolari. Che poi è una caratteristica di queste bellissime frazioni. Sì, ammetto che io per prima non ero a conoscenza, prima di iniziare a intervistare gli anziani io appartenevo al grosso gruppo di giovani che erano completamente all'oscuro di queste conoscenze locali, quindi decisamente un aspetto molto interessante, sì. La rappresentazione di cosa tratta, cioè come viene sviluppata?
Allora, viste le difficoltà della location di quest'anno, ci saranno tre ingressi che mettono in scena un racconto della mia tesi, quindi una credenza popolare. Si incomincerà dalla miantifera, quindi dalla credenza che gira attorno alla miantifera, per poi sfiorare successivamente negli altri due atti, se possiamo chiamarli così, due animali che vengono abbinati alla figura della donna o della masca, che prima è la volpe e poi sarà il gatto nero. Ogni atto viene concluso con la mia entrata in scena, dove relaziono come voce fuori campo la storia sia dal punto di vista antropologico che dal punto di vista sociologico. Un'associazione molto viva, sono diversi gli eventi che organizzate durante l'anno? Sì, ne facciamo ben sei, quindi mediamente un evento ogni due mesi, e il prossimo, ovvero l'ultimo di questo anno, sarà poi con l'accensione dell'albero a dicembre, dove raccogliamo, grazie anche alla partecipazione delle altre associazioni, un gruppetto familiare sulla piazza della chiesa in occasione proprio dell'accensione del grande albero che verrà issato proprio sul sagrato della chiesa. La leggenda delle masche è una leggenda che affascina non solo gli abitanti di Corio ma tutti quanti, e voi da questo siete riusciti a trarne un evento, un'iniziativa? Eh sì, grazie a Mara con cui avete parlato prima, perché è lei che ha organizzato un po' queste cose, diciamo così, perché noi, cioè io personalmente di masche, queste storie antiche, non avrei saputo da dove partire, in poche parole. Però sì, ma poi la gente piace, partecipano volentieri, spiace un po' per il tempo non ci ha aiutati, perciò niente passeggiate nel bosco, che era una cosa molto caratteristica. Boh, però no, vanno bene, funzionano, la gente piace, partecipano. Boh. Quanti volontari impegna questa iniziativa? Diciamo pure una buona 20-25 persone, sì, che poi alla fine grazie alle donne che preparano alcune cose da mangiare. Poi quest'anno abbiamo il contributo qua di Cudine, del ristorante, che con la zuppa dei morti, anche una cosa molto caratteristica di, appunto, per i santi, per le masche, cose così, e come dicevo prima funziona, perciò. Quindi se vogliamo parte dell'associazione, però coinvolge la comunità. Sì, no, poi anche molte altre associazioni, tipo quelle dei sentieri, che appunto con l'apertura di tutti questi sentieri ci permette di fare queste passeggiate, un po' tutti ci diamo una mano, un'associazione con l'altra, diciamo così. Una vera collaborazione. Sì, vero. Bello, anche quello è una cosa bella, positiva anche per il territorio, perché vuol dire che bene o male si va d'accordo. Ogni tanto qualche, come si può dire, disappunto o cose del genere, però alla fine ci si trova una quadra e riusciamo a far tutto.